Ok, buongiorno. Buongiorno a YouTube e vediamo. Buongiorno. Questo modo di approcciarci, quindi un grande sfregamento, e poi ripassarci e un po' iniziare a prendere percezione con il nostro corpo e stimolare anche dei recettori. Quindi è una cosa che vi suggerisco di fare tutti i giorni. Infatti, in parte, se pensate, lo facciamo quando abbiamo la faccia, per dire, è una cosa che già facciamo. Però l'invito è proprio quello di sperimentare, provare proprio, provate anche adesso magari, sfregare le mani una contro l'altra e passarsi tutti, sfregando intensità. Buongiorno, bene, ben arrivati. C'è qualcuno di nuovo? Bene, mi fa piacere. Allora, ieri, se avete seguito il protocollo di ieri, spero siate riusciti a fare tutto. C'erano dei movimenti anomali, comunque movimenti che richiedevano magari qualcosa di particolare. Addirittura il coach Sofiantini. Buongiorno, benvenuto. Quindi, per ogni gesto sportivo, ma per ogni gesto della quotidianità, una delle particolari, delle cose particolari su quale spesso perdiamo il focus è la mobilità articolare. E di conseguenza anche in una spinta verso l'alto, in una torsione o quant'altro, perdiamo l'idea di come compiamo il gesto. Buongiorno, Ed. E di conseguenza, perdendo questo concetto, questa concezione, andiamo a compiere il gesto con quello che ci rimane del movimento. Oggi andiamo a sperimentare dei gesti primitivi, se vogliamo chiamarli, o comunque dei gesti basici, dove andiamo a percepire quanto le nostre articolazioni siano libere e quanto dà fiducia alle nostre articolazioni. Spesso abbiamo proprio fiducia nel compiere un gesto e quindi non ci proviamo neppure. E in realtà, nel momento in cui lavoriamo e riusciamo a prendere fiducia del gesto, abbiamo più, riusciamo a indirizzare lo schema motorio, la mobilità, riusciamo a indirizzarla in quel senso, quindi prendere fiducia. Quindi nella pratica di ieri, che è stata questa sequenza dove abbiamo messo torsione, dove abbiamo messo degli allungamenti, ma degli allungamenti magari leggermente anomali, quindi che uscivano un attimino dagli schemi della posturale classica, andava leggermente verso Pilates. Magari qualcuno ha avuto difficoltà nel compierlo o magari semplicemente non ha avuto la fiducia o lo schema motorio per poterlo fare. Detto questo, quindi il pippotto oggi lo faccio abbastanza breve, sì. Detto questo, il lavoro articolare, anche semplicemente nel gesto della corsa, tende a perdersi perché compiendo lo stesso gesto sempre, tendiamo a chiuderci e quindi portarci in quello che è una direzione motoria. Quindi faccio l'esempio della corsa, che è quella che mi coinvolge di più, la faccio da più tempo, male, la faccio da più tempo, perché? Perché nessuno mi ha mai detto cosa dovevo fare. Se la corsa, metti le scarpe, anzi metti anche delle scarpe molto protettive e corri. È quello che ho fatto. Poi mi sono preso, ho fatto anche tanti chilometri, ma fatti tutti male. Perché? Perché da giornata quello è il mio schema motorio,
non avevo libertà articolare, quindi non avevo l'abilità di portare, di usare il retto del femore, di stabilizzare le anche, quindi non avevo gli addominali, non avevo determinati muscoli, quindi facevo già stoppare come mi veniva. In realtà, riuscendo a lavorare sulla libertà delle anche, spesso, se andate a vedere, anche runner evoluti, o gente che ha delle velocità importanti, sono chiusi in alcuni schemi. Detto questo, proviamo oggi a sperimentare come le nostre articolazioni si difendono durante la nostra giornata. Ho parlato del runner, ma lo stesso schema motorio si può ritrovare anche nel segretario, nella segretaria o in un panettiere. Perché? Perché utilizziamo sempre le stesse cose e le utilizziamo come abbiamo imparato a utilizzarle. Oggi proviamo a uscire un attimino da, provo a guidarvi in questa pratica, dove proviamo a uscire da questa zona comfort, dove ripetiamo gesti da sempre e sempre nello stesso modo. Quindi partiamo con il nostro allineamento, immagino che siete già tutti allineati perfettamente con la spinta verso l'alto. Buongiorno Ale. Tu continua a persevera, vedrai che il benessere arriva. Quindi partiamo con il nostro allineamento, la spinta verso l'alto, e iniziamo a sentire il nostro corpo, rimaniamo seduti comodamente sulla nostra sedia, però sulla punta, su appoggio ischiatico, quindi devo sentire le due ossicine sotto che spingono sulla sedia, che si appoggiano sulla sedia, non devo sentire i glutei, quindi la parte più morbida o più carnosa, ma la parte più scheletrica, ok, che appoggio. Quindi accentuo la mia curva lombare, mi spingo verso l'alto, distanzio il bacino dal costato, lo sterno si rivolge verso l'alto e ritraggo leggermente il mento, cercando di distanziare l'occipite dalle spalle, dalle clavicole, e avere proprio questa distensione verso l'alto, questo allontanamento intervertebrale, cercando di dare spazio ai nostri dischi e lasciare che i nostri dischi si irrorino e riacquisiscano quell'umidità che permette, quella spugnosità che permette di sentire meno dolori e di muoverci meglio. Allora, rimaniamo in alto e portiamoci nel corpo. Quindi iniziamo col respiro, che è il nostro strumento base, sempre, ogni volta che perdiamo il focus, ritroviamoci nel respiro, andiamo a rifugiarci nel respiro. Lì ritorna il focus, lì ritorna l'attenzione verso di noi, quindi inspiro, salgo, espando il petto, allineo la colonna, il dorso si spinge, si srotola verso l'alto. Mi sento trazionare dalla fune, e sento i muscoli antigravitari, questi muscoli profondi che si attivano e mi aiutano a contrastare la spinta verso il basso della forza di gravità. E ancora, inspiro, salgo, espando, le spalle si aprono, il petto spinge, i polmoni da dentro iniziano a lavorare per allinearci, per modificare la nostra struttura muscolare e scheletrica. Espiro e lascio, senza scendere, quindi rimango alto, rimango in spinta, disteso. E ancora una volta, inspiro, spingo verso l'alto e rilascio. Ok, partiamo subito. Quindi sono in allineamento, vado con le mie mani davanti a me, inizio a creare questa prima flessione, quindi porto i gomiti distesi, piego le mani verso l'alto, creo un pugno, muovo il pugno basso, spingo e alto. Cerco di aumentare il mio angolo, il mio raggio di azione, quindi rimanendo allineato, spingo, su, giù, su e giù. Adesso distendo, apro la mano, sono in basso, distendo. Attenzione, perché niente di più facile, potrebbero partire anche dei crampi sui flessori della mano, del polso. E su, spingo verso l'alto, cerco di aumentare, tenere disteso, non spingere le scapole in apertura, ma tenerle allineate.
delle spalle allineate, l'allineamento che del cervicale e giù, porto in chiusura, mani aperte, distanzio bene le dita una dall'altra. Sentite il lavoro che si manifesta all'interno del flessore. Bene, aperte, su, spingo. Rimango in questa posizione, distendo bene i gomiti. E poi porto le mani verso il petto, le porto più vicine alle spalle possibile e mantenendo sempre in flessione, tendo ad alzare i gomiti, spingo i gomiti verso l'alto e poi io avanti. E ancora, porto indietro. Oggi ricordatevi che è lunedì, quindi oggi mobilità, Quindi su, porto indietro e cerco di tenere le mani alte, non cedo col petto, su alto. E spingo avanti. Distendo, mantengo la posizione. Un'ultima volta, parto, gomiti di fianco al costato e poi alzi i gomiti a lato. Chiudo, distendo. E rilascio. Nuovo, intreccio le mani, non è facile. Sto facendo fare movimenti semplici, ma lavoriamo proprio su quelli che sono i punti deboli del nostro corpo. Pensate che comunque avere questa difficoltà di usare muscoli profondi, muscoli poco utilizzati, ci permette di compiere i gesti in modo diverso, anche semplicemente nel fare una flessione, un piegamento anzi, ho bisogno di reclutare tutti i singoli muscoli, quindi continuo a muovere, a mobilitare le forze. E poi riparto. Allora vado in avanti, palmo delle mani rivolto verso il basso, chiudo i pugni, porto i pugni verso l'alto, porto verso il basso e ancora su, porto verso il basso, su, porto verso il basso, su, apro la mano, dita bene aperte e poi giù e ancora spingo verso l'alto, giù, spingo verso l'alto, chiudo i gomiti, quindi cerco di chiudere i gomiti, apro le mani, tengo in flessione, cerco di tenere distesi i gomiti e li porto in chiusura e poi apro, cerco di mantenere distesi e poi chiudo tenendo le mani in flessione e apro i gomiti, li distendo. L'ultimo, apro, distendo bene, chiudo, uso la respirazione in tutto questo, mi viene utile, e rientro al centro, porto i gomiti di fianco al costato, alzo i gomiti, cerco di mantenere sempre in flessione il polso, la mano, e giù, e rilascio. Sarà che sono bloccato io, sono lavori intensi. Ora spingo all'alto, torsione, seguo con la testa, devo spingere il braccio, cercare di aumentare, spinta, disteso bene, polsi in alto, torno al centro, vado sull'altro lato, spingo, sentite se ci sono differenze tra un lato e l'altro, rientro al centro, l'altro lato, e rientro al centro, rientro all'altro lato, e espiro, rientro al centro, e rilascio. Ogni volta che espiriamo, concentriamo la fase di espirazione nel gesto che vogliamo compiere.
al quale vogliamo dare più importanza. Ora rimango con una mano appoggiata al ginocchio, in questo caso stacco la destra, spingo. Cerco di mantenere la contrapposizione, quindi mantengo l'allineamento, quindi non cado con la spalla in questo modo, ma mantengo l'allineamento, quindi la torsione, la mano che ho sulla coscia mi serve per tenere supporto, creo una torsione, sempre in flessione il polso, rientro al centro, appoggio, vado sull'altro lato, non cedo con la spalla, non chiudetevi con la spalla, la mano rimane alta, spinta in alto, in flessione, espiro, mi aiuto con l'espirazione, rientro al centro, ancora vado e lato, rientro al centro, lato, lavoriamo sul dorso, la lombare rimane in allineamento e cambio ancora una volta per lato, spingo, rientro e spingo e rientro. Ok, iniziamo a lavorare a terra, quindi iniziamo a lavorare con una superficie che ci dà dei blocchi precisi, quindi andiamo al tappetino, ci allineiamo bene, iniziamo a spingerci in apertura, siamo in ginocchio, il dorso del piede è appoggiato a terra, quindi andiamo in apertura, spingiamo con una mano verso l'alto, con l'altra andiamo a cercare il tallone, e andiamo a creare una prima estensione indietro, quindi il mio fianco si allunga e su. E aiuto con espirando per cercare la spinta. Inspiro, torno al centro, apro bene, secondo gesto, dall'altra parte. Espiro e mi allungo ancora dietro al centro. Vado lato, rientro centro, lato, rientro al centro. Ora faccio scivolare una gamba, la distendo, la tengo in apertura, appoggio tutta la pianta del piede, tengo il piede ad angolo retto, quindi non lo apro a 45 gradi, ma bensì lavoro per tenerlo ad angolo retto. Vedete che già qua si manifesta tutta la mia difficoltà nelle anche, tutto il mio blocco nelle anche. Provo a spingere, quindi da questa posizione, scivolo su un lato. Il lavoro però deve manifestarsi verso il bacino, quindi devo cercare di distendere bene la gamba, il ginocchio, ricordatevi, mai completamente estroflesso, sempre leggermente morbido, e vado a non inclinarmi, a scivolare sul lato della gamba distesa e ancora spingo il bacino in avanti, porto il bacino indietro, spingo il bacino in avanti, porto il bacino indietro, spingo il bacino in avanti, porto il bacino indietro. Su, allineato, spingo, aumento, cerco di andare oltre, gamba distesa, cerco di non perdere l'allineamento, di lavorare più sull'anca, sull'apertura, rientro al centro, vado indietro, vado in avanti, spingo, contraggo bene i glutei, cerco di spingere in avanti, e vado indietro, spingo in avanti. Vado indietro e spingo in avanti. Rientro cercando di compiere un gesto unico e vado, rilascio un attimino le braccia. Porto un attimino di sollievo alle spalle, quindi le mani sulle cosce, vado in chiusura, inspiro, apro, espando il petto, espiro, scendo, inspiro, apro il petto, espiro, scendo, ancora, inspiro, apro il petto, espiro, scendo.
Se volete magari provare a vedere meglio, magari vi do fastidio le scritte su Instagram. Sto provando a fare anche la diretta su YouTube, quindi magari sullo schermo del PC vi viene più comodo vedere. In ogni caso, vado in apertura sull'altro lato. Inizio a sentire tutte le rigidità che si manifestano nell'anca. Provo a cercare di percepire dove il movimento è più bloccato, è più limitato. Quindi vado in apertura, la gamba leggermente completamente distesa, ma non estroflessa, quindi il ginocchio è sempre leggermente morbido. Vado in apertura, inizio a scivolare sul lato della gamba distesa, cercare una prima libertà di movimento. E ancora, spingo in avanti, quindi contrarre i glutei, spingo in avanti il bacino. Poi porto indietro, spingo in avanti. Uso l'espirazione per spingere in avanti, inspiro e espiro, vado indietro. Inspiro, vengo al centro e espiro, vado in avanti. Mantengo l'allineamento, ancora una volta, giù, dietro. Inspiro e espiro, vado in avanti. Da questa posizione scivolo e provo ad andare in direzione della gamba distesa. Provo ad aumentare la mia mobilità, cercando di lavorare più sull'anca che sulla torsione. Quindi, purtroppo per me si inclina, quindi chiudo questa parte, ma in realtà l'idea è proprio di lavorare su questo movimento, cioè sull'articolazione dell'anca, e andare a cercare tutti i suoi limiti, quindi sentire il lavoro dell'anca. E rientro al centro, rilascio le braccia. Ora vado al pavimento, mi metto in quadrupedia e inizio a mobilitare ancora il rachide, quindi lavoro prima in chiusura, quindi espirando mi porto in chiusura, spingo il mio rachide verso l'alto, il dorso verso l'alto, guardo l'ombelico e poi inspiro. Mi apro bene, assesto bene la posizione, i primi gesti li compio lentamente, quindi mi metto in profilo, cerco di portare bene i glutei verso l'alto, quindi la pancia cade verso il basso, le mani sono ben aperte davanti a me, e quindi la testa, ricordatevi sempre la cervicale, è il mento che si estende, quindi il mento che si estende in avanti, non è l'occipite che si chiude sulle spalle, quindi non è un'occlusione ma bensì un'estensione. L'occlusione mi inibisce di parlare, l'estensione mi lascia la libertà di parola. Quindi sono in massima estensione, sento bene la posizione, vado in chiusura, spinta, espiro, spingo bene al massimo, porto il bacino in avanti e poi inspiro, apro e espiro, inspiro e espiro e mi fermo qua. Sono esercizi base, ma sono sempre molto utili per creare questo inizio di mobilità, questa percezione di mobilità. Ora divarico di più le ginocchia, porto gli alluci a contatto uno con l'altro e inizio a muovermi portando il bacino in avanti, spinta, e il bacino indietro, vado a cercare il tallone, il bacino in avanti, collaboriamo sia sull'articolazione delle caviglie, sia il bacino indietro, tutte le gambe, quindi ginocchio, anca e caviglia. Chiudo, vado indietro, spingo, vado in avanti, aumento. Quindi vado con le spalle oltre, porto indietro, e ancora spalle oltre, porto indietro, e ancora spingo, oltre, porto indietro. Ora da questa posizione mi apro in avanti, mi distendo, quindi vado con la fronte a cercare il tappetino,
e poi mi allungo, vado in avanti, aumento la mia percezione, cerco di mantenere gli alici a contatto, quindi non perdo l'attenzione sugli alici, e ancora vado in apertura delle anche, cerco di portare la fronte verso il tappetino e poi mi porto in avanti, accorcio la posizione, giro il palmo delle mani indietro, quindi palmo delle mani si ruota e va verso il bacino. Bene, estensione, quindi vado indietro. Avanti, alleggerisco, vado indietro. Alleggerisco, vado indietro. E alleggerisco. Ritorno in posizione standard e quindi da qua distendo la gamba, la porto in apertura e vado ad aumentare il raggio di lavoro. Quindi così, prima eravamo in piedi, ora mi distendo bene, inizio a lavorare anche sulla lombare e giù, spingo. Metteteci anche un po' di forza in questi gesti. La spinta deve arrivare dal basso, quindi vado bene, scendo i glutei. Se riesco adesso vado a portare il glutei al tappetino, poi spinta, vengo in avanti. Vado indietro, appoggio bene, cerco di appoggiare i glutei al tappetino. E poi spingo, vado in avanti. Glutei al tappetino. E spingo, vengo in avanti. E accorcio la posizione, ginocchio a terra, vado a riportare il contatto con le alici, diventa più complicato perché abbiamo aperto un attimino di più l'anca, quindi vado a distendo l'altra gamba, vado a cercare di appoggiarla meglio al pavimento, cercando di formare un angolo di 90 gradi, quindi scendo, vado ad aprirmi, quindi ad aprire bene le anche, quindi scendo, più un movimento di assestamento, spingo in avanti. Ovviamente per chi ha problemi delle articolazioni, è inutile dire che questi esercizi vanno fatti con un supporto, con un personal, con qualcuno di presente, quindi di portare molta attenzione ai gesti che compiamo, e se non addirittura di evitarli, di cercare di farlo in presenza di qualcuno, quindi scendo, cerco di portare i glutei al pavimento e spingo, torno su, l'ultima volta scendo e spingo, vengo su e torno in posizione. Ora vado a cercare ancora gli alici, portare in contatto con gli alici, poi da questa posizione, quindi un attimino vedere se riusciamo, stacco il ginocchio, porto il ginocchio in apertura, riporto gli alici a contatto, stacco, alzo il piede, lo porto in apertura, l'altro lo porto in apertura, quindi io scivolo leggermente in avanti, vado, chiudo, apro sull'altro lato, espiro mentre scendo, rientro. Ricordatevi di respirare mentre compiamo il gesto, perché il respiro è sempre il supporto di tutto quello che facciamo. Quindi vado, apro, quindi vediamo se riesco a mettere una posizione a favore. Lavoro, siamo con le ginocchia aperte, gli alici in contatto, e vado proprio a mobilitare in questo modo. Quindi vado, apro, rientro, spingo, rientro. Spingo, quindi inizialmente soprattutto lento, vado a cercare il contatto con gli alici, spingo, rientro. Ok, mi porto indietro, mi distendo, quindi vado in appoggio, giù, apriamo bene le anche e rientro in centro. Torno in quadrupedia. Ora dalla quadrupedia vado, stendo la mano in avanti,
inspiro, espiro, vado a cercare il tallone, appoggio la testa e la spalla a terra, rientro, distendo, e ancora tallone, distendo, tallone, distendo, tallone, distendo, appoggio l'altra mano, su, e vado ancora, vado a cercare il tallone, appoggio la spalla e la testa a terra, quindi sono in leggera torsione, su, distendo, giù, torsione, distendo, respirate, espiro, scendo, chiudo. Devo sentire che il lavoro non è di stretching, ma di attivazione muscolare degli antagonisti, cioè quei muscoli che lavorano in opposizione ai muscoli che vado a utilizzare. Spiegazione di schifosissimo. Dopo me lo spiego bene, ma manca l'ossigeno. Allora, comunque vado ad attivare gli antagonisti, quindi non è entriamo nella testa, iniziamo a mettere nella testa questo concetto che in realtà non andiamo ad allungare una catena muscolare, comunque c'è l'allungamento della catena muscolare, ma è subordinata all'attivazione dei muscoli antagonisti. Cioè, se io vado a stracciare questo braccio, in realtà vado ad attivare questo, quindi se io faccio un gesto passivo vado a strecciarlo, quindi porto il braccio in chiusura, streccio, ma se attivo il braccio vado ad attivare i muscoli antagonisti, i muscoli della spalla, del deltoide, e noi ci concentriamo su questo gesto, cioè sull'attivazione dell'antagonista e non sull'allungamento del deltoide, ok? Stesso gesto, stessa cosa, poi io mi concentro sulla chiusura, quindi uso i muscoli attivatori, attivo i muscoli che mi portano in chiusura, mi occupo dopo, lo stretching è una conseguenza in questo caso, proprio entriamo in quest'ottica, che lo stretching è una conseguenza di un'attivazione dei muscoli antagonisti. Quindi riprendiamo il nostro gesto, quindi provate a compiere lo stesso gesto ma con questa attenzione, cioè con l'attenzione di attivare altri muscoli, quindi sono in distensione, quadrupedia, e da qua, inspiro, mi distendo, quindi allungo, allontano la mano, e espiro, vado a cercare il tallone e oltre, mi porto in torsione, ma c'è un'attivazione dei muscoli espiratori della cintura addominale, e poi vado, estendo, e giù, e espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, cambio sull'altra mano, distendo, e giù, espiro, in. Quindi quando vado in in, su bene il braccio, c'è un'attivazione muscolare, quindi sto creando un presupposto per l'allungamento, espiro, inspiro, espiro, inspiro, e giù, quadrupedia. Ora il braccio va a fianco, rientra a lato, quindi scendo scivolando verso il ginocchio, e poi mi apro e scendo in avanti, quindi vado verso il braccio, ok? Tre posizioni, vediamo se si vede meglio, però sono tutte le scritte, quindi da qua, quadrupedia, distendo il braccio, per la prima partenza, e no, lo porto a lato, scusate, quindi sono a lato, sono vicino troppo al muro, sono a lato col braccio, quindi inspiro, espiro, inspiro, espiro, verso il ginocchio, inspiro, verso il braccio, inspiro, al centro, in, ginocchio, in, braccio, torno al centro, quadrupedia, sull'altro lato, apro bene, cerco di mantenere l'allineamento del rachide, mantenete l'attenzione, quindi non sono incombito in questo modo, ma cerco di mantenere l'allineamento, se riesco anche una leggera tortuosi, troppo me è un'ambizione ancora, dai, vado, inspiro, vado in apertura, quindi su, espiro, scendo, al centro, inspiro, apro, espiro, verso il ginocchio, scivolo, inspiro, apro, espiro, verso il braccio,
inspiro, apro e espiro, inspiro, apro e espiro, inspiro, apro e espiro, inspiro, apro e torno al centro. Ok, ora per questa posizione, attenzione alla posizione, scivolo sul lato, porto il ginocchio in apertura e l'altro ginocchio in questo modo, quindi sono con una specie di 4, una Z. Comunque la posizione dello shin box, cerco di mantenere l'allineamento, quindi se ho le anche libere e riesco a stare allineato, sono già fortunato, altrimenti ci devo lavorare tanto. Quindi sono in supporto, quindi vado, primo gesto, vado a spingere con la mia mano, inspiro, espiro, torsione, inspiro, rientro, mano vicino alla spalla, espiro, inspiro, rientro. Sabina, questi, buongiorno, questi pezzi vanno bene, la nostra colonna vertebrale va bene. Inspiro, espiro. Inspiro, rientro, espiro. Inspiro, rientro, espiro. Inspiro, rientro, espiro. E torno al centro. Muovo, quindi vado ad ancorarmi alla caviglia. Provo a distendere, quindi portare il bacino verso l'alto. Quindi giù, spingo, mantenendomi ancorato alla caviglia, giù, spingo, giù, espiro quando vado, perché sto facendo un'attivazione, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, e rientro. Ora la spinta è verso l'alto, quindi cerco di riassestarmi, se ho guadagnato qualcosa nell'anca, mi riposiziono, cercando di lavorare, guadagnare, sentire la testa del femore che trova la libertà all'interno dell'acetabolo, toglie le aderenze, quindi guadagno qualche cosa, anche fosse un millimetro. Da qua spingo verso l'alto, su, rientro, su, spingo, rientro, vado in apertura. Quindi devo sentire proprio che la mano, oltre ad avere la distensione, quindi uno stretch, un allungamento sul costato, conseguente a un'attivazione di altri muscoli, così ripariamo il concetto, lo teniamo fresco, lavora sull'articolazione dell'anca. Quindi la mano va indietro, l'anca si chiude, inspiro, apro, mi distendo, l'anca si apre, espiro. No, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e rientro al centro. Ora vado in supporto bene con la mano e vado a creare una spinta che con i glutei salgo verso l'alto. Allora qua, inspiro, mi preparo, sono in chiusura, quindi la spalla seconda la mano, e da qua, quindi cerco di portare, sentite che l'obiettivo è di portare il gluteo più vicino possibile al pavimento. Quindi la mano mi aiuta a avere questa percezione. E poi da qua, inspiro, salgo, mi distendo. Apertura massima, quindi sono su. E lascio andare, inspiro, apro bene, cerco di portare il gluteo al pavimento. Ci arriverò prima o poi da qua, su, vedo dove si stacca l'anca, su, inspiro, mi preparo, espiro, spingo. Attivazione, cerco di stare con la spalla non vicino all'orecchio, non c'è un'attivazione, quindi distanzio la spalla dall'orecchio e mi distendo, cercando di inarcarmi bene, espirando, e inspiro, rientro, l'ultima volta. Cerco di portare i glutei verso il pavimento, e su, e espiro, e rientro. Ora in un gesto unico proviamo a ribaltare la situazione, quindi da qua, oppure dall'altra parte.
in maniera goffa, provateci, non è detto che non ci riusciate. Per qualcuno rimarrà semplice, perché avete visto come ho compiuto il gesto in modo goffo, ma non preoccupatevi, perché anche qua c'è dentro uno schema motorio che devo tentare di attivare, quindi non preoccupatevi. Sperimentate ancora da qua, provate, state in stacco leggero e sperimentate semplicemente. Staccate una gamba e mi porto senza perdere l'equilibrio. Vedete che non è semplice, non preoccupatevi. Iniziate a provare questa libertà di movimento. Provate, non preoccupatevi di come vi viene, anche in maniera goffa, perché anche semplicemente il tentativo, quindi l'intenzione, genererà il gesto. Vedete che la prossima volta riuscite a farlo bene. Vedete, io sono tutto storto in questa posizione, però non è importante. Genero delle capacità motorie, i miei muscoli ce li ho già. È semplicemente provare. Ok. Poi vedete che lo faccio in modo goffo, perché ovviamente ho tutti dei blocchi che poi bisogna lavorare, bisogna avere pazienza a lavorare. Quindi sono nel mio shin box, nel lato opposto. Quindi da questa posizione, ginocchio ce l'ho proprio davanti a me, l'altro ginocchio piegato, creando questa sagoma che somiglia un po' alla Z. Insomma, mi viene in mente la bandiera dei sardi, forse, qualcosa del genere, dei quattro mori. No, di una Repubblica Marinara, non lo so, non mi ricordo, però ho in mente questo simbolo. Bene, da qua vado, prima in spinta, inspiro, apro, quindi sono col braccio parallelo al pavimento e inizio a prendere percezione con la mia anca. Da qua vado in spinta e espiro, quindi rimango allineato, apertura, inspiro, apro, espiro, chiudo. Inspiro, apro, espiro, chiudo. In, ex, in, ex, in, ex. Primo movimento. Adesso andiamo apertura, cerco di portare il glute a terra e poi inspiro, distendo. Scusate, espiro. Inspiro, apro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, glute cerca di andare verso terra, espiro, mi allungo verso l'alto, e inspiro, espiro, spingo, inspiro e inspiro, e adesso mi stacco con i glutei, cerco di spingere, attivazione, quindi espirando, contrago, cerco di portare l'ombelico verso la colonna vertebrale, che è l'attivazione principale della cintura addominale, della powerhouse, mi spingo verso l'alto. Quindi da qua sono in apertura, quindi creo anche una lordosi, cerco di spingere, quindi attivazione dei muscoli antigravitari, cerco di attivare anche la lordosi, da qua cedo con l'anca verso il basso e poi dopo su spinta, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ancora, ex, in, ex, ultimo, in, ex, e giù. Bene, ora, da questa posizione, vi vado con le gambe. Ricordate l'esercizio di ieri, c'era questo gesto di spinta. Eccola qua, ciao Gigia. Ciao, buongiorno. Oh, ciao. Aspetta che mi fa lezione. Dai. Sì, ciao. Saluta. E la coda, e sedere, dai. Dopo arrivo. Allora, andate in apertura, quindi le gambe sono divaricate. E ci sono venuto a trovarci. Allora, vado con le spalle in apertura, quindi facciamo un primo assestamento. Chiudo le spalle in avanti. Mi apro, spingo col petto, espiro, chiudo. Così, chiudo, inspiro, apro. Chiudo, inspiro, apro.
espando lo sterno qua verso l'alto. Ora da qua creo un primo movimento, quindi spingo verso l'alto il bacino, giù, spingo verso l'alto, giù, sono appoggiato con i talloni, spingo, giù, spingo, giù. Queste qua sono le, qui qua seduta, giù, su, scendo, spingo e scendo, ok. Cerco di portarmi avanti, quindi adesso, quindi vado, spinta, a lato, spinta al centro, spinta 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 a lato, ok. Quindi vedete che ho lavorato in tenuta con dei muscoli e poi abbiamo lavorato con gli antagonisti. Adesso andiamo in spinta, quindi inspiro, apro bene, mi appoggio bene su un braccio, mi distendo verso l'alto. Quindi creo questa linea, vedete questa linea qua, gamba braccio allineato e scendo. Sempre con, lo stesso braccio. Spingo. Espiro. Su. Scendo. Espiro. Quindi inspiro, mi preparo. Espiro, spingo. E inspiro, rientro. Espiro, spingo. E rientro. Di fare con le gambe, quindi mi asserto se ho guadagnato qualche cosa, cerco di risistemarmi, mamma mia, vola il tempo. Allora, adesso da qua vado sull'altro lato, quindi sono in appoggio sull'altro braccio, do fiducia, quindi provate, sperimentate, stacco, spingo verso l'alto, quindi su, distendo, rientro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ok, andiamo allo step successivo. Quindi andiamo, adesso abbiamo preso confidenza con questo gesto. Vedete che qua andiamo a compiere dei gesti primitivi, semplici. Non sono semplici, sono inconsueti, scusate, il termine giusto è inconsueti. In realtà sono semplicemente una barriera mentale se non riesco a farle, perché in realtà ho tutti i presupposti per poterlo compiere come gesto. Ovviamente a meno che io abbia osteoporosi o un blocco alle anche o qualcosa di particolare. E quindi per il quale mi debba fermare. Però per il resto non c'è niente di vincolante, semplicemente un'idea di attivare. Quindi adesso inspiro, mi preparo, espiro, vado, mi distendo e poi incrocio, cerco di portare la mano a terra, rientro verso l'alto, porto la mano a terra, rientro verso l'alto, porto la mano a terra, rientro verso l'alto e scendo. Riusciti? Penso di sì. Dai, provateci dall'altra parte. Fate un'apertura, supporto sul braccio. Mi preparo, inspiro, espiro, spingo, vado su e poi scendo col braccio giù. Oh, arrivate dove riuscite. Su, mi apro, espiro, scendo, inspiro, apro. Espiro, chiudo l'addominale, non ve dico, adesso la cintura, la colonna vertebrale. E inspiro, salgo. L'ultimo, scendo e mi riposiziono. Spero siate riusciti a farlo. Intanto di condurvi in quella condizione lì. Abbiate fiducia perché arrivano, sono arrivati per me, arrivano. Porto le gambe a farfalla, quindi dondolo leggermente sinistra-destra, cercando di tenere le spalle in apertura, lo sterno che spinge verso l'alto, quindi il tratto del dorso bloccato, lavoro solo,
spingendo da lato a lato, quindi non è questo lavoro qua di apertura, ma bensì è un dondolio, quindi dondolo da lato a lato, cerco di mobilitare solo il tratto coccigeo lombare, per il dorso rimane fermo. Ok, ora andiamo a fare un altro gesto. Quindi partiamo col primo allineamento. Quindi sentite i muscoli che tendono a portarmi indietro. Quindi il lavoro del bacino è il lavoro che dobbiamo implementare, aumentare al massimo. Dice, così finito, stai qua, dai. E qui spingo, devo cercare di spingere bene avanti il bacino. Porto i piedi a martello e scendo, porto i piedi a punta. Inspiro, piedi a martello. Espiro, piede a punta, inspiro, piede a martello, espiro, piede a punta, inspiro, piede a martello, espiro, piede a punta. Ok, ora vado in stacco, quindi porto le mani di fianco ai glutei, stacco, spingo in alto, lo svuoto bene l'addome, mi spingo, lavoro con le scapole, quindi inspiro, espiro, spingo in alto. E giù, ancora una volta, espiro, spingo in alto, e giù. Ora, allora, accorcio leggermente la posizione, sono sempre in appoggio sui talloni, spingo, porto indietro i glutei, e giù. Quindi, come faccio? Creo il primo distacco, quindi spingo verso l'alto, distendo le ginocchia, porto i piedi a martello, rientro e scendo, e riappoggio al centro. In tutto questo è fondamentale espirare, quindi quindi avere questa idea proprio di espirare, svuotare e portarmi l'attivazione, di conseguenza compiere il gesto non come un allungamento dei muscoli, ma bensì come un'attivazione dei muscoli antagonisti. Ok? Quindi via, spinta, stacco e porto indietro. Espiro, inspiro, scendo, stacco, espiro, rientro con l'addome, inspiro, scendo, e ancora espiro, inspiro, espiro, inspiro. E allora compiamo un paio di volte, quindi stacco, espiro, spingo, tengo contratto l'addome, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e scendo. Vedete che ci vuole anche un po' di buona volontà. Allora, adesso vado ad ancorarmi, quindi piego bene le ginocchia, vado ad ancorarmi, però cerco di tenere l'allungamento del rachide dietro, estensione, quindi spingo in avanti i piedi e scendo, seguo, porto il piede martello, salgo, cerco l'allineamento, espiro, spingo i piedi in avanti, rientro, espiro, inspiro, espiro. Vado in supporto, ginocchia piegate, rimando con le ginocchia piegate, rimando in supporto con le mani dietro. Attenzione qua, il lavoro sui polsi l'abbiamo fatto, quindi preferirei che le mani fossero rivolte verso i glutei. Se i polsi fanno male, o le metto a 45 gradi, o le metto dietro, trovo la posizione. Però, se riusciamo, portiamo le mani verso i glutei. Da qua, scendo sul lato, rientro, scendo sull'altro lato. Rientro, lato, rientro, ancora, lato, rientro. E l'ultimo, per parte, e stop. Ok. Ora, mi sdraio, vado a fare l'ultimo esercizio, sono già 24, quindi mi sdraio a terra, trovo la posizione,
sono ben appoggiato a terra, ginocchio rimane piegato, ginocchio destro rimane piegato, distendo la gamba sinistra verso l'alto, porto il piede a mantello, allineo bene la cervicale che deve essere in estensione, quindi devo cercare di portare l'occipite e il mento verso il petto, l'occipite si distanzia dalle spalle. Qua piede a martello e scendo sul lato, quindi la gamba sinistra, la gamba sinistra è verso l'alto, perfetto, sono giù di lì, allora sono con la gamba verso l'alto, e, dai, lascia stare, vediamo, sono con la gamba verso l'alto e poi dopo scendo, accompagno la gamba sinistra sul lato destro, rimango sul quarto centrale e rimango qua, riporto la gamba in alto e ancora scendo, espiro, inspiro, salgo, espiro, scendo, apro le mani a lato e vado lasciando la gamba a terra, quindi a secondo la posizione, la gamba a terra, vado con le mani a lato, con lo sguardo vado verso la mano opposta al piede, quindi alla posizione del piede, quindi se la gamba è scesa sulla destra io vado sulla mano sinistra, rimango leggermente in torsione cercando di tenere la spalla a terra. È più importante che rimanga la spalla a terra rispetto alla gamba. Quindi, anche se la gamba rimane staccata, l'importante è che la spalla rimanga a terra. Porto al centro, su, salgo, attivazione, espirando. Mi riposiziono. Quindi, parto con le mani a fianco, ginocchio, gamba sinistra piegata, distendo la gamba destra, piede a martello. Inspiro, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, scendo, piede a martello sempre, inspiro, salgo, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, scendo, apro le mani a lato, cerco di tenere la spalla a terra, sono con le mani in apertura e con lo sguardo vado verso la mano destra, la gamba sinistra, la gamba destra, cerco di andare a toccare il pavimento, l'importante è tenere la spalla giù e scapola appoggiata al pavimento. Inspiro, espirando, torno al centro, tutte e due le gambe giù, rimango in questa posizione e dondolo col bacino lato a lato. Quindi devo lavorare col bacino. Le ginocchia si muovono come conseguenza del movimento del bacino. Porto lì l'intenzione. Dondolo. Porto le ginocchia al petto. Altro dondolio. E giro su un fianco e salgo. La pratica purtroppo finisce già. Spero di avervi chiarito quello che l'agiotaggio di chiarirvi, quello che intendo per mobilità, che differenza c'è tra mobilità e stretching, quali sono le attivazioni che vogliamo esercitare e soprattutto come questi gesti inconsueti e un po' primitivi vadano comunque a risvegliare delle attivazioni che ci serviranno per compiere dei gesti anche atletici ma anche quotidiani. Niente, basta, è già finita, cavolo. Bello, mi è piaciuto anche oggi tanto, grazie per avermi tenuto compagnia e ci vediamo domani. Domani abbiamo alta intensità, quindi domani preparatevi con l'asciugamano che si suda un po', non sarà tanto perché comunque non siamo quelli convinti, nel senso siamo convinti ma non siamo quelli che devono riempire il tappetino di sudore, quindi lavoreremo per cambiare il cardio, però insomma, sempre con dovute maniere e sempre in ambito posturale. Bene, grazie della compagnia e buona giornata. Ciao a tutti, ciao, a presto.
E chiudo anche lo streaming. Buona giornata.